Diciamo che 39 l'abbiamo già fatti, quindi non lo so, più punti, noi cerchiamo di fare più punti possibili, e quindi non, cioè, non lo so, non lo so, l'importante è superare i 40 poi dopo. Sognare fa sempre bene perché comunque stiamo facendo belle cose, quindi sognare fa sempre bene, però io penso che in questo momento tutto quello che abbiamo fatto ci siamo sempre messi l'obiettivo la salvezza. Poi dopo, quando la salvezza giunta, quando abbiamo sti 40 punti, e poi dopo si può magari guardare avanti l'Europa, perché no? Però per il momento dobbiamo pensare alla salvezza, poi partita dopo partita. Un ballo che facciamo spesso anche nello spogliatoio, perché comunque abbiamo un gruppo unito, un gruppo che sa anche divertirsi, quindi noi sappiamo che dobbiamo ancora fare bene, dobbiamo ancora fare punti, il campionato non è finito per noi, anzi vogliamo fare veramente bene, e quindi il ballo dell'altra volta era soltanto dopo una gara bella, difficile, vinta, quindi era un ballo cioè, la gioia di tutto quello che abbiamo fatto. La mia ultima partita in Europa, contro Real Madrid, contro lì a Bernabéu, quando abbiamo giocato contro la Lazio, l'ultima, sì. Quindi non è male. Ho giocato sia Coppa UEFA che alla Champions, quindi la Champions è qualcosa di molto bello, qualcosa di veramente, per un giocatore penso che è veramente il massimo, è proprio il massimo. Quando entri in campo, l'atmosfera, anche la musica della Champions è qualcosa di forte. Cioè, diciamo che è uno dei migliori che ho fatto fino adesso da quando sono in Italia. Anche perché mi ricordo anche la Lazio, l'anno che siamo andati in Champions League, avevo fatto una buonissima stagione. Penso quella lì e questa qui sono le due più belle da quando sono in Italia. Con una squadra come abbiamo quest'anno, si fa bene dappertutto, tutti quanti lottano, poi c'è un ambiente tra di noi, come avete visto dopo la partita, quindi c'è tutto per poter fare bene e rimanere qui, quindi io sono molto contento di essere qui. E poi il Bologna ha fatto un ottimo progetto con i giovani, quindi bisogna dare tempo ai giovani di crescere, e poi penso che Bologna, con tutti questi giovani che ha, il futuro può essere solo bello. No, perché domenica è stata una bella partita, penso che ho fatto una buona gara, ottimo, quindi ci fermiamo lì, secondo me, ci fermiamo lì. Che cosa voglio dire, che per la mia difesa, è che ho fatto uno scatto, ero praticamente dalla nostra area, ho fatto uno scatto, sono arrivato lì, mi si è annebbiato la vista, perché già ero cotto. E poi dopo ho sentito che Ramirez mi chiamava di là, ho sentito che era finito, ho sentito tante cose, alla fine ho detto va bene. Sì, perché avevo fatto uno scatto e poi era 90, cioè, capito un po' il momento, quindi, perché è vero che per strada tanta gente mi dicono com'è che hai sbagliato, com'è, sì, no, allora io ho detto no, è colpa mia perché non dovevo essere lì. Prossima volta Sì, ci va qualcun altro. prossima volta ci va qualcun altro, o io rimango dietro. È lo stadio tuo, che è pieno, che la gente comunque ti eccita. Incita. Avanti, dopo, secondo dal punto di vista, può essere anche. Incita, quindi qui no, dai, comunque stavo dicendo, quando ti incita, e quindi è sempre bello, ti dà una carica in più. Noi ogni volta che andiamo in campo io lo sento, la carica di
dei compagni, sento qualcosa di diverso. Quindi il Bologna dell'anno scorso è il Bologna dell'anno scorso. Quest'anno è un altro Bologna e sono loro che si devono preoccupare.